Eder. Mech. Pallister. Il caso riguardante la morte di Ulipeng, un giovane di 19 anni di origine cinese, ha suscitato grande attenzione e preoccupazione a Prato, dove il suo corpo è stato scoperto in strada domenica scorsa, poco dopo le 23. Le autorità competenti stanno conducendo un'indagine approfondita e hanno rapidamente escluso l'ipotesi del suicidio, che inizialmente era circolata tra le prime notizie riguardanti l'accaduto. Di conseguenza, è stato aperto un fascicolo per omicidio, sebbene al momento non siano stati identificati indagati. Nel pomeriggio si prevede di eseguire l'autopsia sul corpo del giovane, un incarico affidato dalla procura alla dottoressa Luciana Sonnellini, esperta in materia. I risultati dell'autopsia potrebbero fornire informazioni cruciali per comprendere le circostanze della morte di Ulipeng e chiarire eventuali responsabilità. La famiglia del ragazzo ha deciso di affidarsi all'avvocato Tiziano Veltri per la gestione legale della situazione, optando per non nominare un consulente di parte in questa fase dell'indagine. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, sembra che Ulipeng sia deceduto in seguito a una caduta dal terzo piano di un edificio, dove si trovava l'appartamento di un connazionale. Le forze dell'ordine stanno esaminando attentamente tutte le evidenze e i testimoni per ricostruire l'accaduto e fare chiarezza sulla tragica fine del giovane. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!